Siamo in compagnia di Silvano Giangiacomi, già presidente nazionale della FAI CISL. C'è stato un incontro proficuo oggi con la categoria dei pescatori qui a Manfredonia. Insomma, da questo incontro cosa è emerso? Ma innanzitutto la soddisfazione che abbiamo riscattato tra i pescatori e della notizia della possibile riapertura del mercato ittico gestita in maniera diretta dai pescatori, che è sicuramente un fatto importante su cui noi abbiamo già iniziato a lavorare e a spingere da 3 o 4 anni a questa parte, quando appunto si era un po' bloccato tutto il sistema. Significa controllare il mercato, significa controllare il proprio prodotto, significa poter valorizzare il pescato di coloro che poi in maniera sacrificata tutti i giorni vanno in mare, che sono gli stessi pescatori. Ecco, adesso però bisognerà convincere tutti i pescatori a rientrare nel mercato ittico, perché lei sa meglio di me che il pescatore può tranquillamente conferire il pescato al commerciante previa visita medica del pescato. Insomma, io so per certo che il mercato funzionava benissimo fino a qualche anno fa. Dalla chiusura ovviamente i pescatori si sono attrezzati diversamente. Assolutamente sì, convincere i pescatori a rientrare nel mercato ittico non certamente per una questione di contrapposizione con i commercianti. Noi siamo convinti che possono convivere in maniera molto sinergica il lavoro del commerciante con il lavoro del pescatore, la vendita diretta e quindi il riconoscimento di quello che è il prodotto fresco locale, che deve avere necessariamente un valore aggiunto. Noi sappiamo benissimo che abbiamo bisogno comunque di commerciante che poi possa approvvigionare il mercato, più che il mercato, i supermercati tutti i giorni. Questo i pescatori magari non hanno la possibilità di poterlo fare. I pescatori qui ci chiedono una maggiore flessibilità nell'ambito dell'uscita in mare, anche nell'ambito del fermo biologico, su cui dobbiamo certamente ripensare, perché è necessario che i pescatori possano avere una possibilità di uscire in mare nei giorni di tempo buono, e quando il mercato sostanzialmente riesce a remunerare dignitosamente il loro pescato. E quindi questo mix di azioni devono essere per forza portate avanti, come peraltro il completamento delle infrastrutture qui del porto, che sono bloccate anche queste da anni e non si capisce il perché. È un porto bellissimo, ma che ha bisogno di essere completato, e da questo punto di vista noi sappiamo che abbiamo anche delle risorse disponibili attraverso il FEAMP. Ecco, quindi la sinergia tra le organizzazioni sindacali, le associazioni, le istituzioni, affinché si diano ai pescatori delle risposte concrete per aiutarli a fare bene il loro mestiere. Ecco, qualche giorno fa è arrivata qui a Manfredonia il ministro Teresa Bellanova per fare una visita ad un impianto di acquacoltura. Non sarebbe stato forse il caso di incontrare qualcuno dei pescatori, un rappresentante delle categorie dei pescatori qui, per recepire le istanze e le problematiche della categoria? Ma sì, a dire il vero, anche tra la marineria, quindi tra i pescatori, c'è un po' di delusione che io ho percepito questa mattina. E questo va comunque rassegnato. A Manfredonia abbiamo 250 imbarcazioni, oltre 600 lavoratori, su un settore che è comunque prioritario, fondamentale per questa realtà di Manfredonia, che il ministro abbia scelto, ovvero non ha avuto l'opportunità, possiamo dire in questa maniera, per incontrare i pescatori, è un po' una delusione che serpeggia nell'ambito dei marittimi e che si sentono sempre comunque ritenuti un po' marginali rispetto ad altri sistemi di economia, che è quella dell'agricoltura. Ora non è, può essere un attacco diretto alla ministra, ci mancherebbe, assolutamente no, è sicuramente un invito a un'attenzione un po' più particolare, tenuto conto, voglio dire, che la stessa ministra si è tenuta alla delega della pesca, quindi ragionevolmente riteniamo che possa e debba attenzionare ulteriormente questo tipo di problemi. Ce ne sono tantissimi, i lavoratori della pesca hanno bisogno di ammortizzatori che da 10 anni che chiedono, perché non possono uscire in mare quando il maltempo il mare non lo consente, quindi avere la possibilità di avere un sussidio, quindi un'integrazione per quella giornata che non possono uscire, come tutti gli altri settori, dall'edilizia all'agricoltura e quant'altro. I lavoratori della pesca chiedono il riconoscimento del lavoro usurante, perché dopo 40 anni in mare ovviamente il lavoro è un lavoro che usura dal punto di vista proprio fisico il pescatore. Il pescatore ama il mare come non altri, perché ragionevolmente sa benissimo che dal mare deve ricevere il proprio sostentamento per lui, per la propria famiglia, ma soprattutto, ce lo ripetevano stamattina, pensando ai propri figli, ai propri nipoti, per dare continuità alla comunità costiera di Manfredonia, ma soprattutto anche per dare continuità a quella che è un po' l'economia, a quella che è un po' l'economia familiare. Qui ci troviamo in una marina bellissima,
in un gruppo di pescatori molto coeso, molto unito, sono sostanzialmente molto legati, e la dimostrazione lo è per stata per questa mattina nell'incontro che abbiamo fatto con i pescatori. La ringrazio tantissimo. Grazie, grazie a voi.